È stato per anni l'edicola del centro. Oggi il chiosco di Piazza Libertà a Gallarate cambia volto e si trasforma in un info point. Il comune, grazie ai fondi messi a disposizione da Regione Lombardia con il bando dei distretti, lo ha acquistato al costo di 4.500 euro. Lo inaugureremo nei prossimi giorni, dice l'assessore al commercio Claudia Mazzetti, in occasione dell'apertura della mostra dedicata agli impressionisti al Museo Maga. Il chiosco diventerà dunque punto di riferimento per chi volesse informazioni dettagliate sull'evento. Abbiamo avuto questa possibilità di inserirlo nel bando dei distretti finanziato da Regione Lombardia, che ci ha permesso di acquisirne la proprietà e adesso diventerà un info point. Inizialmente sarà utilizzato proprio per il lancio di questa grande mostra che abbiamo l'onore di ospitare a Gallarate, gli impressionisti all'origine della modernità, dopodiché sarà comunque un info point dove poter reperire le informazioni di tutte le attività che vengono svolte dal comune di Gallarate. In un successivo momento, avendone acquisito la proprietà, potremo decidere di cambiarne l'uso, mettere, quindi aprire un bando e poterlo destinare ad altre attività anche di privati. Abbiamo iniziato con i piccoli lavori di pulizia e manutenzione per ripristinare quei piccoli problemi che dovuti al tempo hanno causato delle piccole infiltrazioni. Quindi abbiamo provveduto a sistemarla e rimetterla in sesto, pronta per essere allestita.